Ma poi non finisce qua. Cioè, qui, tutti questi ragionamenti li abbiamo fatti sulla base del diritto in senso più alto, cioè le norme giuridiche, la giurisprudenza e la dottrina giuridica, no? Le nostre tre classiche fonti del diritto, ma poi c'è un altro strato che però, come abbiamo già detto prima, perché un vostro collega mi ha risposto correttamente, paradossalmente è quello che ci dà le risposte più sensate. Quindi sono arrivati prima dei professoroni, dei giudici e dei legislatori, sono arrivati prima gli avvocati di OpenAI, i legali, diciamo, i consulenti legali. Ho messo i tre principali: OpenAI, Midjourney, Stable Diffusion, ce ne sono n.000 adesso. OpenAI, tra l'altro, cioè, non so se avete capito, OpenAI è sia ChatGPT che DALL-E, quindi ho usato un logo, ma sarebbero due sistemi, quello che fa le immagini e quello che fa i testi. E qua troviamo le cose più interessanti. No, coi tempi ce la faccio, tranquillamente. Il tuo contenuto ci definisce che cos'è il tuo contenuto e ci dà la risposta a quella domanda che stanotte il tizio, che il sistema non mi voleva dare. È possibile fornire input al servizio e ricevere output generato e restituito dal servizio in base all'input. Input e output insieme costituiscono il tuo contenuto. Quindi lui ci dice, lato nostro, sì, chiaro che sta parlando un soggetto privato ad un altro soggetto privato, cioè il fornitore del servizio all'utente, non è una legge, sta dicendo come vogliono regolare i loro rapporti. Diritto privato l'hanno fatto tutti qua, immagino, quindi insomma capite di cosa stiamo parlando, no? Ok, quindi siamo tra rapporti tra due soggetti privati, squisitamente diritto privato. Tu possiedi tutti gli input e subordinatamente, al rispetto dei presenti termini, OpenAI assegna a te tutti i suoi diritti, titoli di interesse sull'output. Ok, quindi il fatto che dica assegna a te presuppone che però in realtà all'inizio ce l'hanno loro, perché te lo assegna. Se no avrebbe usato assign to you, dice in inglese. Io avrei usato riconosce, che sembra una sfumatura puramente lessicale, ma cambia. Però ha un aspetto meno performativo, riconosce, invece assegna. Sì, assegna, esatto. OpenAI può utilizzare i contenuti secondo necessità, cioè loro dicono i diritti sono tuoi, semplicemente noi ci riserviamo che per i nostri usi vogliamo andare avanti, possiamo utilizzarli anche noi per, vedete, fornire e mantenere servizi, rispettare le leggi applicabili e far rispettare la nostra policy. L'utente è responsabile dei contenuti anche per garantire che non violino alcuna legge, cioè quello a cui loro, se ci fate caso, lo vediamo anche in una slide dopo, quello a cui loro pensano sempre è più che altro aspetto della responsabilità. Cioè, se violi le leggi sul diritto d'autore perché l'input che mi dai non potevi darmelo, cioè se tu mi dai come immagine un'immagine che non puoi usare, io non ne voglio sapere, io sono un mero service provider in questo caso. Sono cavoli tuoi, gestisci tu la questione del diritto d'autore, come anche se mi dai un contenuto diffamatorio, offensivo per qualcuno, falso, no? Le foto di Trump, c'è la mano alzata? Ah, sì, scusa, prego. Ma il fatto che allora, immagino che tu sarai su Instagram. Esatto, se leggi su Instagram è uguale, è peggio. Su Instagram dice che possono anche ripubblicare. Loro sono più delicati di Instagram, Facebook. Buona osservazione, darei. Sì, brava. No, più che altro perché ha letto i termini d'uso di qualche piattaforma, cosa che fa pochissima gente. Sì, cioè, loro sono più delicati, dicono che li utilizzano per le loro necessità, che è un po' diverso da quello che fa Facebook di dire che loro potrebbero anche rivenderseli e ridistribuirli. Sì, potremmo interrogarci. Ma questo che ce lo fanno tutti, anche il Google Docs, in realtà Google Docs viene controllato da Google. Esatto. Allora, questo... Sì, scusami. Te lo dice, è tua. Cioè, se le cose che ci diciamo io in intelligenza artificiale, come ho fatto io ieri sera, rimangono in quella chat di poi io spengo e butto via tutto, stiamo facendo un problema che è puramente filosofico. Il problema è quando io questo contenuto lo prendo e lo pubblico in un articolo. Allora lì lei ti dice, se lo pubblichi, sei tu che ti devi preoccupare di verificare che sia corretto. E aspetta che c'è una slide dopo che ti chiarisce. Sì, vai.
No, allora l'aspetto dal punto di vista più interessante del diritto d'autore, dal punto di vista del diritto d'autore più interessante è questo. Cioè loro vi stanno avvisando, Andrea, questo guarda che è bella, il fatto che ti stanno avvisando che potrebbero darti cose uguali a quelle di altri. Dal punto di vista del diritto d'autore questa è una bomba a orologeria, perché adesso le stanno usando in pochi, quando tutto il mondo le userà ci saranno un sacco di output che sono uguali ad altri output e tutti saranno convinti di averlo fatto per primi loro. Perché ci dice, a causa della natura dell'apprendimento automatico, cioè visto che io funziono così, l'output potrebbe non essere univoco tra gli utenti e i servizi potrebbero generare lo stesso output o uno simile per OpenAI o per terze parti. Ad esempio, tu puoi fornire input, dimmi com'è il cielo, di che colore è il cielo, e io ti rispondo che il cielo è blu. È un esempio molto scemo questo, molto banale, proprio per far capire, no? Cioè, se tu fai una domanda banale e ottieni una risposta banale, non ti puoi incazzare con gli altri che hanno avuto una risposta banale anche loro, perché hanno fatto a loro volta una domanda banale. Quelli che ho visto ieri a Firenze, questi artisti che fanno opere con l'intelligenza artificiale, è gente che sa usarla l'intelligenza artificiale, non è che gli dice quattro cose. Si spippolano, smanettano, ok? È un po' come il dibattito che c'è stato negli anni 80 con la musica elettronica, che i musicisti veri dicevano, ma no, non è vera musica, stai facendo partire una... dipende. C'è chi la fa in un modo e c'è chi fa la ciofeca. Qua un po' uguale, loro ti dicono, però ti stanno avvisando, potresti avere una cosa che anche se l'hai fatta tu, la famosa originalità, manca della novità. Perché io l'ho data già a qualcun altro, perché la domanda era uguale, che cosa pretendi? Quindi, da un lato abbiamo il capitolo primo, il paragrafo prima che dice io do i diritti a te, l'altro ti dice, il secondo paragrafo ti dice sì, però sappi che io ti do dei diritti su delle cose che magari sono anche di altri. E infatti dice, anche altri utenti possono porre domande simili e ricevere la stessa risposta. Le risposte richieste generate per altri utenti non sono considerate i tuoi contenuti, quindi dice... Il concetto di tuo contenuto è di ciascuno, poi se tra di voi non vi mettete a litigare per cose banali, non guardate me, dimmi. In realtà questa standardizzazione dell'output non va in qualche modo a rafforzare l'idea che è un'opera non prodotta dalla... Sì, sì, infatti, con l'intelligenza artificiale, ma infatti per come sta ragionando qua, sì. È chiaro che se chiediamo tutti com'è il cielo, non stiamo, raccontami una storia ambientata in Sardegna e dimmi com'era il cielo. Il cielo era azzurro e c'era il sole. Thanks to the dick, no, in inglese, grazie al cazzo. Cioè, però, ecco, quelli sono, allora io mi fermo, adesso stiamo parlando di creatività, di arte, quindi se tu mi sposti l'esempio sull'atto giudiziario mi sposti molto come esempio, però è sensatissima come osservazione. Sì, 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 prego, c'è un'altra osservazione qua. Allora, sì, guarda, esattamente la stessa osservazione che mi hanno fatto l'altro ieri a Firenze. Il primo che lo pubblica ha il diritto. Perché non è originale. No, è poco originale questa. No, ma l'osservazione è sensata. Sì, però capito, siamo sempre lì su cose che... Cioè, come quello che fa la foto al tramonto, o alla Torre di Pisa con la mano così, quante ce ne sono su Instagram di foto? Ecco, e tu vai a fare causa perché sei arrivato prima degli altri? Quello che l'ha fatta per primo sta facendo causa a tutti? Oppure il fatto che ci siano tante cose uguali diluisce la potenza del diritto d'autore? Questa è un po' la riflessione, capisci? E quindi c'è meno creatività, c'è meno originalità e quindi diciamo siamo tutti con in mano una cosa che vale meno. Però scusami, e arrivo, questo è proprio quello che fa paura ai creativi, perché sembra che il tuo lavoro di creativo si stia sminuendo. Dimmi, scusa. Sì, ma infatti gli NFT sono... Infatti guarda, non, se vuoi te ne parlo a parte perché sennò divento volgare, però questa cosa che... No, cioè che un'opera creativa la impacchetti, gli dai una, gli dici ah questa è questa, più che questa è mia, questa è unica, però è digitale, che digitale e unico sono già due robe che a me mandano fuori di testa perché sono simoro, però ecco, ma lì è molto drogato da tutto l'hype che c'è stato, perché tutti pensavano di fare soldi, non pensare che lo si facesse per far crescere la creatività, tutto l'hype drogato sul discorso NFT e cripto perché si pensava che girassero i soldi, qua
esattamente il contrario, qua i soldi ne gireranno pochi, tutti guadagneranno di meno, perché gli unici che ci guadagnano sono quelli che fanno i sistemi di intelligenza artificiale, che adesso avranno in borsa in questi mesi qua, avranno un picco, ma i creativi qua hanno paura e li capisco. Comunque andiamo verso le conclusioni, 5 minuti. Ci sono anche le sharing policy, cioè le sharing policy sono ancora meno del termini d'uso, cioè i termini d'uso almeno sono un contratto, queste sono proprio delle linee guida, però sono interessanti, ci dicono è generalmente consentito pubblicare i propri prompts e completion sui social media come fare lo streaming, cioè io avrei potuto fare un collegamento oggi, far vedere la mia lezione e mostrare questa cosa. Si prega di attenersi a quanto segue, rivedi manualmente ogni generazione prima della condivisione durante lo streaming. Quindi anche lì l'accento sulla responsabilità, devi guardare tu cosa stai facendo. Attribuisci il contenuto al tuo nome e alla tua azienda, cioè pubblicalo e specifica che è fatto con intelligenza artificiale, ma lo dice dopo, cioè, che l'hai fatto tu, in modo tale che non ci sia dubbio di chi è e di chi sia la responsabilità. Non condividere contenuti che violano le nostre norme sui contenuti che potrebbero offendere altri. Infatti anche nella locandina che abbiamo usato sotto c'è la noticina fatto con intelligenza artificiale da, no, forse il nome del grafico non c'è. No, vabbè, però ci siamo noi, cioè nel senso, è una locandina prodotta da università. Avrebbe dovuto segnare. Lì c'è un nome Università Bicocca, lui potrebbe sostenere, è un evento Bicocca, per me è responsabile l'Università Bicocca. Quindi non è così, perché dice o alla tua persona o alla tua azienda. In quel caso è come se lui fosse un grafico incaricato. E quindi, invece ho visto gente che sta utilizzando l'intelligenza artificiale e non lo dichiara. E questo è un problema anche etico, tipo i giornalisti. Allora, questa cosa l'abbiamo già detta, cioè i giuristi sono alla rincorsa e arrivano in ritardo, quindi arrivano prima gli uffici legali delle varie aziende che fanno queste cose, poi arrivano le corti e i tribunali, i legislatori arrivano per ultimi, come vedremo, e quando arrivano, arrivano sempre con una cosa che è già vecchia, no? Perché vedete i tempi con cui andiamo. E sono già partite le cause, quindi le prime sentenze, secondo me, fra poco le vediamo. Una di queste, lì vi ho messo un articolo che le raccoglie un po' tutte, è Getty Images contro, mi sembra, Midjourney o l'altra, o Stable Diffusion. Perché Getty Images è un'azienda che vende diritti su immagini, fotografie. Loro sostengono che l'intelligenza artificiale vada a estrarre dati dalle loro banche dati e lo faccia in modo improprio. Allora, vale il classico approccio che magari ci prova e magari porta a casa qualcosa, può anche essere che sia andata così, però visto che parliamo di Getty Images mi auguro che i loro legali non l'abbiano proprio tirato in piedi una cosa che non sta né in cielo né in terra e poi fare la magra figura di sentirsi rifiutare la cosa, non lo so, quindi lì dobbiamo vedere, però andate a leggere gli articoli e sono interessanti. Sono condivise, ci sono i link. Sì. Ecco, anche questa cosa l'abbiamo già detta, i tentativi di regolamentazione, che siano di matrice pubblica, ma anche quelli di matrice privata, anche i termini d'uso, stessa cosa, cercano molto, ma lasciano in secondo piano l'aspetto della creatività, dell'originalità, perché la risolvono dicendo controlla tu, vedi tu, ok? E ci tengono più l'aspetto della responsabilità, cioè se succede qualcosa io non ne voglio sapere, ok? E questo succede, ripeto, anche nelle bozze dell'Unione Europea che stavamo dicendo prima, molto orientate su quell'aspetto lì della responsabilità. Chi risponde appunto da cose fatte con/da sistemi di intelligenza artificiale. Ci sarebbe poi il piano etico, e qua abbiamo il professor Rossetti, io non, perché è tutta lì la questione, secondo me. Cioè, una volta che abbiamo capito di chi è il diritto, sta tutto nel usarli in modo corretto, in modo trasparente, in modo etico. Parlavamo di giornalismo, no, l'altro giorno. Queste sono delle macchine potenti per fare fake news, per fare fake in generale. Ah no, io semplicemente lo uso per fare uno dei due articoli che pubblico la settimana. Prendo l'ANSA e dico fammi, che è lunga, 4.000 battute, e dico fammi il riassunto. Però lo dichiari che stai facendo una... No, male. No, ma infatti, no, scusa, arrivo. Se possono fare, parlavamo di... fake news, no? Quindi li possono in realtà utilizzare anche per produrre... Sì, allora, parlavamo di etica, di deontologia giornalistica in questo evento a Firenze, e c'erano i giornalisti, e dicevo, quando gli ho detto che sono, che in teoria i termini d'uso ti obbligano a dichiararlo, erano tutti un po' così, certo, gli ho detto, ragazzi, facendo tutti, ragazzi, questa è la questione, cioè tu puoi fare gli articoli, il problema è che se cominci a dichiarare che l'hai fatto con l'intelligenza artificiale, non te li pagano più 12 euro, che già è una miseria, te li pagano 2 euro.
perché l'editore dice giustamente, ma allora perché ti devo pagare? Metto qui uno bravo a usare l'intelligenza artificiale e lavora lui per 10 giornalisti. E quindi tutti che stanno tirando un po' indietro e dire no, ma no, ma non l'ho fatto con i... Sì, ho usato... C'era una domanda. Allora, sull'aspetto fake news, io allora questa è una lezione sul diritto. Sì, ti do ragione. Allora, oggi è una lezione sul diritto d'autore, io mi fermo a quello. Su queste cose ci sono persone qua più brave di me. Però sì, cioè, è un problema. Cioè, non l'abbiamo ancora risolto dal punto di vista del diritto dell'informazione. Figuriamo. Sì, tutti i bias. Allora, chi deve andare? Io vado avanti 5 minuti. Chi deve andare non c'è problema, perché stiamo registrando, quindi mi spiace interromperla. Visto che sta venendo bene, io non interrompo. Chi deve andare va, non c'è problema. Però i bias sono noti, l'abbiamo visto anche in questi esempi che ho visto ieri a Firenze, è interessante, ma non è oggetto della lezione di oggi, perché sennò non usciamo vivi. C'era prima di là. Dimmi, Simone. Sono anche d'accordo che andrebbe dichiarato se si usa. Ok. Qual è l'uso? Cioè, cosa consiste l'uso? Cioè, l'intelligenza artificiale ha scritto l'articolo o mi sono fatto fare un riassunto che poi da quello ho fatto l'articolo? Cioè, però vedi che siamo su un piano etico. Visto che sono sfumature, cioè, lì sta molto all'etica del giornalista dire sì, guarda, è una questione delicata. Dal punto di vista giuridico, secondo me abbiamo pochi elementi. Cioè, però, non è il diritto d'autore che risolve questo problema, questo voglio dire. Per qualche articolo ho visto su Nature è questa Nature, è questa rivista scientifica internazionale, alcuni articoli sono stati pubblicati con il nome dell'Open di ChatGPT, credo, come coautore. Nature ha deciso che in realtà gli autori dichiarati devono essere solamente umani. Quindi se vuoi dichiarare che hai usato intelligenza artificiale, lo fai nella prima nota, lo fai da qualche parte, ma non lo puoi più mettere tra gli autori nella rivista, negli articoli di questa rivista. Che appunto. Però lo devi fare, perché sennò violi i termini d'uso. È vero che violare i termini d'uso sono una violazione contrattuale. La sanzione che puoi incontrare è quella che ti chiudono l'account, no? Quindi problema che, insomma, dei giuristi non devo spiegare. Quindi non è che arrivano i carabinieri a prenderti, hai usato l'intelligenza artificiale. No, ti assume la responsabilità. È un discorso, per questo che dico che è un discorso etico, perché a un certo punto il nodo viene al pettine. C'è un giornalista che lavora così, prima o poi la figura del cialtrone la fa, perché lo sbugiardano. Qui c'è una mano alzata da un po'. Il diritto d'autore vale anche per... Sai che non ho capito? Non ho capito, perché cosa? Notion AI, non la conosco allora. Non la conosciamo. Però più o meno se fa queste cose va, cioè nel senso se rientra in quest'ambito qua delle, cioè è un'intelligenza artificiale che fa cose, no? Allora aspetta, facciamo così, fammi, visto che, esatto, no, visto che sono all'ultima slide, concludo e poi chi vuole divertirsi faccio vedere la chiacchierata che ho fatto ieri sera. Dunque, un etico, quindi se siamo arrivati a dire che un diritto d'autore antropocentrico non può più funzionare, questo mi sembra abbastanza acclarato da questa riflessione. Però ecco, la sfida successiva è, ma siamo pronti a un diritto d'autore postumano, siamo pronti al meta-autore, come diceva quell'artista? Non lo so. Qui avete i riferimenti per approfondire, c'è tantissima roba, anche se è un argomento talmente fresco, per cui fate prima a cercare notizie e articoli più recenti. Io ne ho scritti due, i primi due, che sono invece abbastanza recenti e sono ancora tutti buoni. Grazie, vi faccio vedere qui, allora, vabbè, slide sotto licenza Creative Commons, i miei riferimenti, se volete andare andate, ma vi